Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qua, grazie di essere così numerosi e vi presento, mi prendo solo un minuto per presentarvi i due giganti che ho accanto a me. Eccoli qua, dunque, Fabrizio Curcio che è il capo della Protezione Civile, del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Nicola La Gioia che conoscerete anche come direttore fino a un anno fa di questo salone, ma anche come un intellettuale, poi romanzi, poi sceneggiature, poi podcast, eccetera, eccetera. Vulcanico, come dico io quando parlo di Nicola La Gioia. Abbiamo deciso che ci diamo del tu, quindi sarà una cosa abbastanza un po' informale, diciamo così, e parleremo di qualcosa che è stato riassunto in un titolo che dice Tra rischi e sostenibilità, immaginiamo insieme il nostro futuro. Dunque, volevo soltanto un minuto per scomporre questo titolo. Immaginiamo, il verbo immaginare, poi rischi e sostenibilità sono tre parole che hanno molto a che fare, almeno la parola immaginare sicuramente moltissimo con la letteratura, ma poi anche rischi e sostenibilità che messi assieme alla parola immaginare hanno a che fare invece con il Dipartimento della Protezione Civile. Allora, comincerei da questo, cioè, nel XX secolo in particolare ci sono un sacco di autori che si sono occupati, diciamo, di letteratura catastrofica, di, come dire, scenari apocalittici, da Saramago, mi viene in mente Cecità di Saramago, mi viene in mente Dissipazio HC di Morselli, scenari in cui ci sono persone che rimangono sole al mondo o persone che sono appunto in un mondo post-apocalittico e che devono fare i conti con una visione nuova delle cose e dell'umanità. Quindi partiamo da questo tipo di letteratura, da questa suggestione, e cominciamo con la Gioia per chiedere alla Gioia in che modo la letteratura, vediamo se funziona, se funzionava prima, cioè la letteratura ci può in qualche modo aiutare a immaginare scenari che possono cambiare la visione delle cose rispetto al mondo che verrà, rispetto alle possibili catastrofi che verranno, per esempio la questione del cambiamento climatico o per esempio tutte quei disastri che vediamo in un paese così fragile come il nostro. Allora, buongiorno innanzitutto. Allora, proverò a rispondere a questa domanda, che è una domanda impegnativa e che però ha una risposta, secondo me, almeno a mio modo di sentire le cose, un po' diversa da quella che ci si aspetterebbe. Allora, innanzitutto, come dicevamo nello stand della Protezione Civile, dove tra l'altro c'è una bellissima programmazione in atto appunto in questo momento, ma dicevamo l'altro giorno che la letteratura è catastrofica sin dalla sua origine. Se voi prendete la Bibbia, tra il Certo. diluvio universale, la pioggia di cavallette, eccetera, eccetera, il crollo della torre di Babele, cioè, ma c'è di tutto, no? Se voi, non soltanto, ma anche dal momento in cui voi prendete l'atto di nascita proprio della letteratura occidentale, la letteratura occidentale nasce con due poemi, un poema di viaggio e un poema di guerra, e l'Iliade nasce già da una devastazione in atto, cioè in questo caso dovuta non alla natura, ma dovuta al flagello proprio più idiota che si possa concepire, che è la guerra, che è qualcosa che fa parte della nostra contemporaneità, purtroppo. Rispetto alla questione, faccio un discorso, scusate, un po' articolato, poi magari darò risposte un pochettino più brevi. Rispetto alla questione della sostenibilità di cui tu stavi parlando, quindi tu ti riferivi al cambiamento climatico, noi ci troviamo in una situazione mai sperimentata prima. Viviamo in quello che alcuni definiscono antropocene, cioè la prima età geologica in cui l'uomo è un agente proprio atmosferico, è un agente geologico, cioè i cambiamenti su questo pianeta sono anche dovuti alla nostra azione. Secondo alcuni addirittura l'antropocene dovrebbe cominciare molto tempo prima di quanto noi crediamo, cioè addirittura con la scoperta dell'agricoltura, con la rivoluzione del Neolitico, perché i cacciatori-raccoglitori erano gli unici che non avevano un impatto profondo appunto sulla terra. Quando noi abbiamo smesso di essere cacciatori-raccoglitori, abbiamo cominciato ad essere agricoltori, allevatori, eccetera, eccetera, e accumulatori, è cominciata poi tutta una storia completamente diversa. Come fa la letteratura, questa è la tua domanda, a rendere sensibili su questi temi? La letteratura non deve fare questa cosa qua, cioè la letteratura non è che deve essere edificante, perché non sarebbe più letteratura, sarebbe catechismo, poi quello è un altro campionato, sarebbe catechismo, sarebbe politica, sarebbe tutta un'altra serie di cose. Lo fa in maniera
molto sotterranea e molto, diciamo, laterale, non lo fa attraverso per forza i romanzi distopici. Cioè non è che uno legge la strada di Cormac McCarthy, si spaventa e comincia a fare la raccolta differenziata, non funziona così. La letteratura può in qualche modo restituire un altro tipo di sentimento, cioè il fatto che noi e il mondo non sono due entità distinte. Noi abbiamo avuto, cioè, l'ultima rivoluzione antropologica veramente molto profonda che abbiamo avuto è quella che nasce dal Rinascimento. L'uomo prima del Rinascimento non era al centro della scena, era Dio al centro della scena fino al Medioevo, la dico in maniera proprio molto semplice. Noi ci siamo messi al centro della scena a partire dal 400, dal 500. Questo ha fatto sì che ci riconoscessimo tutta una serie di diritti che sarebbero stati inimmaginabili. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non è immaginabile prima appunto della modernità, ma ovviamente tu quando hai un vantaggio è un po' come la coperta che te la tiri da una parte e si scopre dall'altra. Mettendoci al centro della scena, noi abbiamo immaginato che noi e il mondo fossimo due entità distinte, da una parte c'è l'uomo e dall'altra c'è il mondo, mentre invece siamo il frutto di una continua interazione, di una continua negoziazione con le altre specie animali, con gli altri regni, quindi con gli altri regni, anche con le piante. Se voi appunto ascoltate uno dei delle conferenze che fa il botanico Mancuso, che dice Stefano Mancuso dice guardate che come tonnellaggio il peso degli animali rispetto ai vegetali è infimo, tipo lo 0,0005%, e anche con i minerali, cioè la terra, le acque, i fiumi, i mari, la tettonica, eccetera eccetera, fanno parte di noi, noi siamo determinati e li determiniamo. Quindi in noi è come se ci fosse stata da 400-500 anni a questa parte una sorta di frattura psichica che dovremmo andare in qualche modo a medicare, ad aggiustare. Ecco perché se ne è occupato anche il Papa. Se voi leggete Laudato Si, che è appunto l'enciclica del Papa proprio sul cambiamento climatico, più o meno lui su questi temi si muove. E allora i grandi, diciamo, scrittori del passato, cosa che adesso stanno ricominciando un pochettino a fare, ritenevano che le loro opere fossero un po' delle opere cosmiche da questo punto di vista. Cioè è nel Novecento che, andando in crisi l'individuo, i vari romanzi tutti quanti si basano su un individuo, no, la coscienza di Zeno, che l'anno scorso ha compiuto 100 anni, era tutta quanta incentrata. Ma se voi andate a prendere, che so, le Metamorfosi di Ovidio o il De Rerum Natura di Lucrezio, questa idea di creature intrecciate, di regni intrecciati, di entità intrecciate, cioè il fatto di ragionare non in termini di individuo, neanche in termini di specie, ma in termini di pianeta, questa roba qua era qualcosa che la letteratura ben sapeva e che forse in alcuni scrittori sta ricominciando a raccontare in questo modo qua. Se prendete scrittori come Amitav Ghosh, per esempio, o come Olga Tokarczuk, che ha vinto il premio Nobel, eccetera eccetera, quest'idea di letteratura come racconto polifonico, come racconto non a una voce, a molte voci, e forse neanche tutte quante umane, forse è quello che ci può dare una mano al compito che tu evocavi. Grazie, passiamo il microfono a Fabrizio. Una domanda per Fabrizio, quindi, al di là di quello che abbiamo detto fino adesso. Gli spunti, eccoci. Parlavamo di rischi e di sostenibilità. E allora, ci puoi dire, per la protezione civile, che cos'è la sostenibilità? In che modo si possono affrontare i rischi sostenendo la sostenibilità, per dire questo gioco di parole? Ma intanto buongiorno, grazie per questa straordinaria opportunità di contaminare, no? Il sistema di protezione civile col mondo letterario. Sembrano due mondi, come dire, che non hanno punti di contatto se non in quella letteratura evocata prima da Nicola, ma che invece per noi diventano uno strumento straordinario di conoscenza, di consapevolezza, di aumento della conoscenza di noi come soggetti singoli e come comunità. Riflettevo rapidamente sulle parole interessantissime di Nicola e quanto poi la letteratura abbia oggi una responsabilità più importante, dovuta anche al fatto della diffusione. Cioè oggi noi abbiamo la possibilità di godere tutti in maniera parallela di questi prodotti e di quelli che sono i prodotti, chiamiamoli letterali in generale,
mentre in passato tutto sommato erano comunque un settore sufficientemente di nicchia rispetto a quella che è la persona comune che invece va a intercettare il sistema e i temi di protezione civile. Quindi c'è una responsabilità in più da parte nostra come operatori del sistema di protezione civile in un mondo più vasto, e c'è secondo me una possibilità di responsabilizzazione in più nella comunicazione, che deve essere intanto libera per definizione, deve essere, come dire, appunto aperta, deve essere multidimensionale, chiamiamola così. Poi sostenibilità e protezione civile. Allora, io ho un tema che vorrei porre, cioè noi dobbiamo evitare anche come organi, chiamiamoli tecnici di protezione civile, insieme, io qua vedo i colleghi dei Vigili del Fuoco, il volontariato, il mondo delle regioni, i cittadini stessi, a parlare di questi temi in quei toni troppo tecnici, no? Si parla di sostenibilità e quindi iniziamo, l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia ha detto che l'anno più caldo, iniziamo a snocciolare una serie di, come dire, dati che possono avere anche il loro appeal in un primo momento, ma che poi hanno un potere, secondo me, anche di annichilimento, no? Ma io che la mattina mi metto in macchina e faccio mille cose e devo andare al lavoro, ma che ci posso fare in fin dei conti se qua la temperatura media del mondo sta aumentando? Cioè, tu me lo dici, ma in funzione di qual è il mio contributo, no? E quindi questo è il primo tema, cercare di provare a mettere insieme argomenti che hanno una base scientifica solida e comunque dimostrabili con quello che è la vita quotidiana, no? La letteratura cosa fa nella sua ampiezza? È ampia, parla del quotidiano, parla della parte scientifica, parla dell'immaginario, parla di tutto. Allora, mettere dei semi in cui noi attualizziamo questi ragionamenti è importante. Secondo punto. Il tema della sostenibilità non è un tema, come dire, prettamente e unicamente tecnico, no? Noi fino adesso abbiamo subito o anche impostato, no? La sostenibilità è la raccolta differenziata, no? L'utilizzo delle risorse delle generazioni attuali in maniera tale che le prossime generazioni possano continuare ad avere le stesse risorse. Che vuol dire? Cioè, poi in tema, come dire, pratico, cosa vuol dire? Allora, il sistema di protezione civile non è solamente la ricostruzione sostenibile, non è solamente io devo rifare un argine e quindi riempiego il materiale, cioè non è solamente un qualche cosa di materiale, ma c'è molto di immateriale. Quando noi parliamo di sistema di protezione civile, di rischio, parliamo di comunità, di quel senso di comunità che è immateriale. Allora, cosa significa dal nostro punto di vista la sostenibilità nei rischi? Non solo significa provare a mettere in piedi un sistema di prevenzione, di previsione, che faccia dell'emergenza anche un momento di miglioramento infrastrutturale, cioè un terremoto, ricostruisco le infrastrutture in maniera migliore rispetto a da dove ero partito. Sì, sicuramente sì. Ma la parte immateriale per noi diventa ancora più importante. Quella comunità che è stata coinvolta a valle di quell'evento, riusciamo a ricostruirla e a dare gli strumenti affinché sia più forte come comunità, come senso di immaterialità? Ecco, questo è il passaggio, secondo me, che noi dobbiamo insieme fare e a mettere a fianco il tema protezione civile e sostenibilità. Non è un tema tecnico, non è un tema ingegneristico, non è solo un tema di convenienza economica. A me non piace molto quando a un certo punto si trovano le filiere per dire a noi conviene fare questo percorso, perché non è detto che ci convenga economicamente, perché la sostenibilità non è solo una sostenibilità tecnica e tecnologica, ma una sostenibilità sociale, è una sostenibilità di comunità. È una sostenibilità di società che potrebbe e anzi ha un valore diverso. Allora, immettere il rischio di protezione civile, che viene letto in maniera molto tecnica, in una forma più immateriale, secondo me è la vera sfida ed è quello verso il quale dovremmo tutti noi andare. Esperienze come questa, come quelle del Salone, come la possibilità di confrontarsi con personaggi e persone che fanno della cultura un punto di riferimento, è per noi un mezzo importante per provare ad andare in quella direzione. Grazie, adesso ripassiamo il microfono alla Gioia. Allora, stavamo dicendo prima, è letteratura, non è catechesimo, quindi è
il cambiamento deve essere una deve partire dai singoli. Non ci sentiamo insieme, ci sentiamo singoli, e da singoli forse a volte ci arrendiamo davanti all'idea di poter fare qualcosa, no? Davanti all'idea di poter incidere, anche se in piccola parte. E allora la domanda è: si può fare cioè è possibile anche attraverso la letteratura arrivare a quel cambiamento esistenziale, spirituale, intimistico, che possa portare al cambiamento dell'insieme? Allora, se c'è una cosa proprio sbagliata che si può fare, è dare questi compiti alla letteratura. Questi sono i compiti della politica, questi sono cioè la letteratura non ha un compito, come ti posso dire, didattico, prescrittivo, politico, eccetera, eccetera. Cioè può succedere che la letteratura cambi il mondo, ma nessuno scrittore si mette a scrivere un romanzo per aggiustare un ponte, per evitare un terremoto, per evitare un maremoto, eccetera, eccetera. Uno scrittore vuole raccontare il mondo, inventa mondi, capita che cambi lo spirito, e poi, voglio dire, se tu vuoi dare un esito pratico, vi faccio un esempio. Diamo una funzione pratica alla letteratura. I dolori del giovane Werther di Goethe, uno dei più grandi capolavori della letteratura dell'Ottocento, generò una serie di suicidi emulativi nei giovani europei che lo lessero perché si volevano ammazzare come il protagonista. Quindi, come vedi, quello è un grande romanzo che ha sortito, come dire, come qua sembrava che ci auspicassimo un risultato pratico, ma è stata una serie di suicidi. Quindi attenzione a dare una... La letteratura è molto più sfuggente di così. Non la puoi imbrigliare per dire adesso tu scrivi un romanzo e questo romanzo deve evitare che si sciolgano i ghiacci nei poli. Essere un'ascia per rompere il ghiaccio che c'è dentro di noi, questo forse invece, sì, questo è Kafka, non sono io che ho dato una definizione di questo tipo qui. I cambiamenti pratici che la letteratura produce sono sempre preterintenzionali. E tu puoi avere anche la migliore letteratura del mondo e questa cosa qua non evita i disastri. C'è un esempio facilissimo: avevano i migliori scrittori, avevano i migliori poeti, avevano i migliori artisti, avevano i migliori musicisti, era la Germania di Weimar, ma non è che la montagna incantata di Thomas Mann impedisce l'ascesa di Hitler e del Terzo Reich, che pure erano i più bravi di tutti da quel punto di vista. Però la letteratura forse da questo punto di vista può andare a svolgere un'azione di secondo grado, cioè è grazie alla letteratura che forse noi riusciamo a rimanere umani nonostante i disastri che ci capitano intorno, e che quello sì, perché la letteratura non è, ci chiama... Rimanere umani non è un modo di aiutare l'insieme? Ma sì, ma non è questo proprio il punto. Nessuno scrittore serio ti risponderà che la letteratura serve a fare, capito, che ti devo dire, perché a quel punto, capito, ogni scrittore poi c'ha una sua idea. Allora, io voglio fare cadere il governo, quell'altro invece lo vuole restaurare, quell'altro invece ritiene che abbiano ragione i palestinesi, quell'altro che abbiano ragione lo Stato di Israele. Prendi 10 scrittori, hanno 10 missioni politiche diverse, però poi invece magari scrivono 10 romanzi da posizioni politiche e di urgenza personale completamente diversi, che invece dialogano fra di loro molto di più di quanto non dialoghi la loro parte, diciamo così, di impegno civile. Gli scrittori che hanno scritto grandi romanzi contro la guerra erano scrittori che partivano dal dato umano, cioè nel senso che partivano proprio dal fatto di voler raccontare, e tu vuoi raccontare una storia, è questo che vogliono fare gli scrittori. Quindi da questo punto di ti faccio un esempio, ma che ne so, alcune grandi rivoluzioni artistiche non sono, prendi il cubismo, no? Cioè, poi c'è anche Guernica, ma c'è prima di Guernica tutta proprio la scomposizione della realtà che Picasso fece. Per lui era importante quella roba là, certo è importante anche Guernica, ma non è che Guernica ferma la guerra, cioè, capito cosa voglio dire? È una testimonianza importante. Quindi la letteratura è più sfuggente di quanto noi vogliamo cercare di imbrigliarla. Ripassiamo a Fabrizio. Ha avuto molta importanza in questi ultimi anni l'avanzamento tecnologico, e quindi tutto quello che ha voluto dire anche per voi dal punto di vista dell'organizzazione delle emergenze, eccetera. Però l'avanzamento tecnologico non risolve tutto, naturalmente, e poi soprattutto non è che la protezione civile è soltanto il tema dell'emergenza. La protezione civile è molto altro ed è evidentemente anche un tema di prevenzione. E allora
qual è la cosa, come dire, il rischio che c'è un po' nell'aumento della tecnologia e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per voi che la vedete dalla Protezione Civile? Allora, questa è una domanda importante, perché diciamo la nostra posizione è una posizione, come dire, un po' di cautela rispetto a questa parte tecnologica, no? Anche questo tema dell'intelligenza artificiale, ma senza arrivare all'intelligenza artificiale che già sta pervadendo le nostre azioni, attività quotidiane, umane, il tema tecnologico è da prendere con grande serietà, perché molte volte dal nostro punto di vista abbiamo l'impressione che si voglia demandare alla tecnologia scelte, analisi, valutazioni, processi, procedure che fanno della tecnologia e l'uso della tecnologia una migliore e certamente più importante diffusione, capacità di trattazione dei dati, ma il processo che c'è a monte deve essere velocizzato, ma tu devi averlo in testa. Questo è un tema molto delicato, perché invece nella rapidità col quale normalmente vengono trattate molte problematiche importanti, il tema è: te devo mandare il messaggio, no? Quindi oggi siamo tecnologicamente in grado di scrivere al messaggio di uno di noi sul telefono? Tecnicamente siamo in grado, poi c'è il problema di dire che cosa gli diciamo, in che momento, con quale procedura, rispetto a quale obiettivo, con quale fine. Quindi la tecnologia è un grande strumento, un grande tool, una grande opportunità, ma che necessita a monte dei processi, delle procedure, delle scelte che devono essere costruite tenendo conto della complessità del nostro sistema. E quindi molte volte invece i piani, soprattutto in tema di comunicazione, vengono confusi. Quindi sei in grado di fare quella cosa perché non l'hai fatta, ma se tu non focalizzi qual è l'obiettivo, allora poi addirittura la tecnologia può essere controproducente. Pensate a un messaggio di allarme inviato rispetto a un rischio non noto o rispetto ad una procedura che non esiste. Ti dico, sta succedendo questa cosa e tu non sai che cosa fare. Quel messaggio che arriva a tot milioni di persone contemporaneamente, che effetto produce su una collettività che non è in grado di gestire quello strumento tecnologico e quell'informazione? Quindi noi facciamo un po' fatica, nel momento in cui i processi tecnologici sono così rapidi, a mettere insieme quelle che sono poi le idee, le procedure, i processi, le responsabilità, perché dietro questi percorsi ci sono poi delle responsabilità dei soggetti che le esercitano, ognuno per il proprio ruolo, rispetto alla possibilità in qualche modo di usare la tecnologia. Ecco, questa è una sfida un po' di tutti, perché c'è certamente un'impostazione un po' semplicistica dell'impiego della tecnologia immediata. Un esempio tipico che noi oggi stiamo lavorando è il sistema di allarme pubblico che arriva sui telefoni, no? Ne avrete sicuramente sentito anche voi, perché stiamo facendo le procedure in ambito regionale, in ambito nazionale. Un messaggio che arriva sul telefono di chiunque che allarma il cittadino di un evento in corso. Sembra una banalità, ma una banalità non dal punto di vista tecnologico. C'è anche un tema tecnologico di sicurezza, di cybersicurezza, del fatto che quel messaggio deve essere, come dire, chiaro in chi ha la responsabilità di mandarlo, e non vorremmo che domani un hacker mandasse un messaggio a tutti gli italiani dicendo che Fabrizio Curcio è di una squadra piuttosto che di un'altra. Non gliene fregherebbe niente a nessuno. Uso il nome Fabrizio Curcio per evitare qualche nome più altisonante che magari potrebbe essere, come dire, più delicato. E chiaramente tu raggiungi un cittadino in una maniera di massa, quindi sicuramente la parte tecnologica deve avere delle sicurezze, ma poi c'è il tema: che cosa gli comunico e quando glielo comunico, rispetto a quale tipo di rischio e che istruzioni do a quel cittadino e che conoscenza ho io dal livello nazionale arrivare al singolo cittadino che si trova in una situazione particolare. Facciamo un esempio banalissimo, no? Un messaggio che ti arriva per una pioggia intensa, ma se io sono in un appartamento al quinto piano in un'area sicura, quel messaggio potrebbe non arrivarmi, ma se io invece sono per strada a fianco ad un corso d'acqua con un livello molto elevato, quel messaggio ha un valore diverso. Allora, a quei due cittadini, io che lo mando a 3 milioni di abitanti, che messaggio gli devo dare? Sto semplificando. La tecnologia è
come dire, il confine del futuro, ma attenzione a non affidarci alla tecnologia per dare delle risposte che ancora magari non abbiamo dal punto di vista organizzativo, comunicativo, di responsabilizzazione, di consapevolezza che dobbiamo costruire a monte o perlomeno costruire insieme. Allora, se facciamo questi percorsi, allora la tecnologia diventa uno strumento straordinario di impatto, di comunicazione, di trattamento dei dati numerosissimi in uno stesso periodo di tempo, quindi certamente un elemento in più, ma inserito in un percorso che deve essere chiaro all'origine. Non affidiamoci alla tecnologia per risolvere problematiche che non abbiamo voluto, saputo o potuto affrontare prima. Ecco, questo sarebbe un errore. Possiamo... Parliamo di informazione. Che cos'è che non funziona fra io che faccio un'informazione, ti sto dicendo una cosa e tu che devi recepirla, un'informazione che abbia a che fare per esempio con il sistema di protezione civile o per esempio la questione dei cambiamenti climatici, che non è immediata con la protezione civile ma che è qualcosa di cui dovremmo avere contezza in qualche misura, no? Dovremmo, cioè di qualcosa sulla quale abbiamo magari grande informazione, a volte anche tanti libri, no? Ormai ce ne sono molti sul tema, però non si riesce poi a fare il passaggio successivo, a fare in modo che questa informazione diventi azione singola, per esempio. Allora guardate, io sono un rocchettaro, quindi ero un amante di Frank Zappa, non so se qualcuno, e Frank Zappa diceva una cosa stupenda, diceva: l'informazione non è conoscenza, la conoscenza non è bellezza, la bellezza non è amore, l'amore non è musica, la musica è la cosa migliore che c'è. Allora, senza arrivare alla musica, diciamo, delle sfere celesti, rimaniamo sul fatto che l'informazione non è conoscenza, la conoscenza non è bellezza e la bellezza non è amore. L'informazione da sola non basta, è proprio chiaro, cioè noi abbiamo dei dati incontrovertibili sul fatto che noi dovremmo cambiare abitudini quotidiane, sistemi di produzione, sistemi di consumo, eccetera, eccetera. Aspetta, stiamo qua in Europa, se noi andassimo negli Stati Uniti ci renderemmo, io quando sono l'ultima volta che sono stato negli Stati Uniti, poi sono tornato a casa e ho detto ma veramente io sto facendo la raccolta differenziata, veramente io sto andando sul motorino elettrico con questi che hanno tipo l'aria condizionata a palla a ottobre, in, cioè dove una stanza consuma quanto 3 palazzi in Europa, ovviamente un palazzo in Europa consuma quanto 20 palazzi in Africa e via di seguito. Quindi l'informazione, nonostante noi sappiamo questa cosa, l'informazione tra l'altro si basa su, va a confliggere quando si tratta di questioni tipo il cambiamento climatico, va in cortocircuito col fatto che noi non ragioniamo, siamo incapaci di ragionare in maniera controintuitiva, e il cambiamento climatico ci chiede, prima che ci sia il disastro, che ci sia un ragionamento di tipo controintuitivo, cioè se noi non sentiamo il caldo, se noi non vediamo che so i ghiacci che si sciolgono, la slavina che ci viene a distruggere casa, non ci crediamo che quella cosa accadrà, così come non credevamo al fatto che la terra fosse tonda, nonostante, vabbè, qualche terrapiattista c'è ancora, ma che comunque diciamo che il problema è superato nella maggior parte dei casi, ma perché tu dici oh, e vedo l'orizzonte, come fa a essere tonda, e voglia sa fare di tutti i calcoli, quindi non ragioniamo in maniera controintuitiva e quindi rischiamo di fare, no, l'apologo della rana bollita, ci sta la rana nel pentolino, tu in un pentolino d'acqua, la rana è viva, tu aggiungi un grado ogni minuto, la rana non si rende conto che si sta riscaldando l'acqua, quando l'acqua è bollente troppo tardi la rana muore, noi rischiamo di fare, quindi noi dobbiamo fare in modo che l'informazione diventi conoscenza e la conoscenza diventi bellezza e la bellezza diventi amore, cioè abbiamo bisogno del fatto che ci sia un cambiamento interiore, antropologico, filosofico, spirituale dentro di noi. Se questa cosa non accade, l'informazione da sola non sarà sufficiente. Quindi questo è il motivo per cui è difficile il fatto che noi riusciamo a capire che cosa sta accadendo. Aggiungiamo un altro elemento. Ora stiamo un po' uscendo forse dalla questione di protezione civile, ma in realtà però ci siamo tutti quanti sempre in mezzo. Noi l'altro diciamo errore che noi facciamo è quello di immaginare la nostra specie
come qualcosa di stabile. L'Homo sapiens è una creatura recente, noi esistiamo da 250.000 anni, prima non eravamo, eravamo un altro tipo di ominidi, prima ancora eravamo pesci milioni di anni fa, quindi noi o ci estingueremo, ma se non ci estingueremo ci trasformeremo in qualcos'altro. E il nostro trasformarci in qualcos'altro non riguarda ormai soltanto la questione biologica, che è molto più lenta, ma riguarda anche la questione tecnologica. Noi agiamo su noi stessi. Dopo io andrò a presentare un libro, un romanzo di Walter City, dove il protagonista ha un pacemaker. Ma questa cosa con pacemaker, ma questa cosa lo rende già un po' un cyborg, lo rende già una creatura completamente diversa dal punto di vista biologico, da come noi avremmo immaginato l'uomo 200 anni fa. Immaginatevi fra 200 anni con la manipolazione genetica, con l'uso della tecnologia, pensate soltanto a Neuralink, eccetera, eccetera. Quindi il tipo di uomo che andrà ad affrontare tutti questi temi non sarà esattamente questo tipo di uomo. Quindi questa è l'altra cosa che noi facciamo. Ecco, qui le arti possono aiutare, perché le arti hanno la capacità di farti immaginare qualcosa di molto diverso. Però qui diciamo che... dico una cosa, siccome le arti, sapete come si diceva, no? il talento fa quello che deve, il genio fa quello che può. Diciamolo, trasformiamolo nel tipo di le istituzioni fanno quello che devono, le arti fanno quello che possono. Quindi, ahimè, siccome le arti sono non imbrigliabili, sono le istituzioni che devono andare un po' dietro alle arti per capire di che cosa si occupano e forse qualcosa succederà, non il contrario, perché il contrario è proprio impossibile per il tipo proprio di disciplina di cui noi appunto stiamo parlando. Sì, questo tipo di sensibilità le arti un pochettino la spostano e allora andrebbero un pochettino indagate, lette, frequentate per capire che cosa succede. Proseguo con te per un'altra domanda, poi ritorno da Fabrizio. Un'altra cosa che sembra avere sempre meno peso dal punto di vista di quelle di quello che sono disposti a credere le persone è la scienza. Cioè sta un po' crescendo, almeno così sembra, una specie di movimento antiscientifico che riesce a negare le questioni dei vaccini, che riesce a negare ovviamente il cambiamento climatico, che nega qualunque cosa sia anche magari sotto gli occhi, proprio lì da vedere. Allora, come si interviene in questo? Anche qui è una questione di conoscenza, è una questione di appunto la catena della conoscenza, allora, della bellezza e del... Per me è assolutamente... questo però fa parte, diciamo... noi siamo anche delle creature irrazionali, ok? Allora, io diciamo che con tutto che sono una voce critica, eccetera, eccetera, però io ho un alto senso delle istituzioni. Quindi io, se magari io posso non fidarmi, come dire, a seconda dei governi, ma mi fido delle istituzioni che i governi volta per volta, cioè io mi fido del Ministero della Salute se mi dice, perché poi lo stesso Ministero della Salute è quello che mi consente di andare al pronto soccorso quando mi si rompe un braccio, io capito vado e quindi io mi fido. La cosa stranissima, cioè questo è il vero cortocircuito, questo l'aveva tutto previsto, ecco, lì, ecco, se qualcuno l'avesse letto, tutta questa situazione qua l'aveva prevista Umberto Eco quando scrisse Il pendolo di Foucault. Il pendolo di Foucault è un romanzo sul complottismo contemporaneo arrivato con circa 30 anni, 35 anni di anticipo rispetto a quello che poi è successo dopo. Così come La macchia umana di Philip Roth è il romanzo sul politicamente corretto 30 anni prima che arrivasse appunto il politicamente corretto a creare anche danni, oltre che insomma cose magari invece interessanti. Tutti i fenomeni umani sono fenomeni, diciamo, contraddittori che si intrecciano fra di loro. Dicevo, io quando c'è stato il Covid mi sono fatto appunto tutti quanti i vaccini, eccetera, eccetera. Mi sembrava stranissimo il fatto, e ho parecchie persone, anche amici, che non si sono invece fatti i vaccini, anche altri degli scrittori pure che sono. E a me però mi sembrava veramente stranissimo che mentre il mio ministero, dico mio perché sono nostri, no? Noi siamo lo Stato, siamo noi, questo paese siamo noi, cioè mentre il Ministero della Sanità mi diceva vatti a vaccinare, poi c'erano appunto persone che conoscevo, che non conoscevo, che dicevano no, è tutto un complotto, oh, sono andati a vaccinare, e però lo scrivevano su una piattaforma di Zuckerberg, cioè di privati che agiscono in maniera
molto più responsabile rispetto a quanto possa fare appunto un ministero. E io dicevo, ma scusate, ma voi non vi fidate di quello che dice il ministero, ma vi fidate invece di un'applicazione, cioè o non vi fidate della scienza o vi fidate della scienza, allora non dovreste prendere gli aerei per paura che cadono, non dovreste prendere i treni, cioè perché di tutte quante le... E perché poi andate a prendere l'aspirina quando state male, poi però vi ricoverate quando vi... poi andate dall'oncologo quando vi ammalate, allora questa è... E loro cosa rispondevano? Ma lì, allora, la risposta te la do con un apologo, uno dei più grandi scienziati, insomma, almeno come divulgatori, Stephen Hawking. Quando la prima presentazione dal Big Bang ai buchi neri, fece tutta sta roba qua, e fece la prima presentazione in Gran Bretagna, e quindi parlò di buchi neri, il Big Bang, tutte queste cose qua, eccetera, eccetera, e parlò di tutta questa cosa qui. Alla fine della presentazione, infatti non bisognerebbe mai, vabbè qui è un pubblico particolare, ma di solito non bisognerebbe mai dire ci sono domande, perché non sai mai che cosa possa accadere. Lui invece, ci sono domande, si avvicinò a una signora e disse: guardi, è interessantissimo quello che lei ha detto sul Big Bang eccetera, ma tanto lo sappiamo che sono una serie di frottole, perché sappiamo tutti quanti che il nostro universo in realtà si regge sul dorso di una tartaruga. E Stephen Hawking disse: signora, scusi, va bene, ma sta tartaruga su che cosa si regge? E lei disse: ma lo sanno tutti, su tante altre tartarughe. Ecco, uno che ti risponde così, ma tu che gli vuoi dire da questo punto di vista? È l'irrazionalità, è impossibile, capito, spezzare questo, è impossibile rispetto... quindi io non ho una soluzione a questa questione. La scienza è fallibile, è ovvio che la scienza è fallibile, perché è un'attività umana, la medicina è fallibile. A me sembrano quelli appunto, i cosiddetti antiscientisti, mi sembrano, ahimè, i più scientisti di tutti, ma in senso deteriore, cioè quelli che ritengono che la scienza sia un'attività divina e quindi che non debba sbagliare mai. È ovvio che, come tutte le attività umane, ci sono, ma già il fatto che il Covid ha fatto, io qua mi affiderei alla statistica, cioè il Covid ha fatto meno morti della spagnola, la spagnola ha fatto meno morti della peste del 600. Fatevi una domanda e datevi una risposta sul perché è successa una cosa del genere. E la risposta è che evidentemente la scienza da questo punto di vista ci ha aiutato. In questo paese nel 1912, nel 1850, la speranza di vita era di 46 anni. Adesso la speranza di vita è di tipo 78 anni per i maschi, 82-84 per le femmine. Oh, che è successo? Improvvisamente è passata una nuvola, che c'è? No, evidentemente è il progresso scientifico. Quindi il progresso scientifico va bene quando tu, la tua aspettativa di vita non è di 40 anni ma diventa 80 anni, non va bene quando poi a un certo punto tu ritieni che ci sia un complotto. Dico un'ultimissima cosa, però invece spezzo anche una lancia a favore dei cosiddetti complottisti. Cioè, quando è che tu, questo però è un problema che riguarda la democrazia, quando è che tu credi che ci sia un complotto, che gli altri ti stiano fregando, eccetera, eccetera? Tu lo credi quando la tua capacità di partecipare, di partecipazione, no? Vi ricordate la canzone di Giorgio Gaber, Libertà e partecipazione? Se tu partecipi hai l'impressione di contare sempre meno, di poter partecipare sempre meno alla vita democratica del tuo paese, e allora pensi che qualcuno ti stia fregando, e qualcuno magari ti sta veramente fregando, ma per altre ragioni. Grazie. Credo che sia questo. Grazie. Ecco, parliamo di rapporto con la comunità scientifica. Il rapporto della protezione civile con la comunità scientifica da sempre è un connubio, come dire, indispensabile, anche perché, no, pensiamo alla Commissione Grandi Rischi, pensiamo agli eventi a cui siete... Sì, allora, io vorrei riallacciarmi a quello che diceva Nicola prima, però. Perché, e poi proverò a rispondere alla domanda, il tema è scienza, comunità scientifica, scelte collettive, scelte dei singoli, ha anche un punto di caduta, no? Perché qua non si tratta della scelta del singolo in quanto tale, ma qua si tratta della scelta del singolo che poi influisce sull'andamento della collettività. E quindi qua il tema dovrebbe avere un'altra parolina a fianco,
ma non vorrei aprire questo argomento, che si chiama responsabilità. Cioè, fino a che punto la scelta del singolo, che viene tollerata non in senso antagonista, anzi in senso positivo, espone il resto della comunità e quindi chi ha la responsabilità di quella comunità, e qual è il rapporto tra chi consente questo e chi liberalmente fa una scelta diversa. Questo è un tema che non è banale, perché poi dietro le istituzioni, dietro le scelte, al di là dei complotti, al di là, ci sono delle persone che scelgono, che si assumono la responsabilità degli altri. Io non vorrei mai essere stato nel mio predecessore, che ha avuto la responsabilità di gestire una cosa mai vissuta nell'epoca moderna, perlomeno in questo contesto, e dovevo ogni giorno rendere conto ad un paese che lo interrogava senza avere l'idea dei vaccini. Si contavano 1000 morti al giorno, ma capiamo che stiamo parlando di persone che si assumono la responsabilità rispetto ad una comunità che è nazionale, che è mondiale. Allora, questo rapporto del complottismo, della scelta del singolo, secondo me necessiterebbe anche di questa parte, no? Cioè, non è la tua scelta in quanto tale, ma la mia possibilità di scegliere rispetto ad una comunità più ampia, e chi mi consente di fare questo. Ma qua mi fermo, perché mi ispirava questo ragionamento, no? Invece il rapporto con la scienza, io, come dire, faccio questo esempio qualche volta, no? Dico, noi abbiamo accettato da parte di tutti, ognuno di noi fa un'analisi, va dal medico, si fa un'analisi, questa analisi è in genere un'analisi strumentale che ti dà una serie di valori che poi devono essere interpretati. Noi accettiamo oramai comunemente che se vai da 10 professionisti diversi ti danno perlomeno 12-13 possibilità diverse, dopodiché scegliamo il professionista che più viene incontro a quello che noi ci vorremmo sentir dire. Io ovviamente scherzo per dire che noi accettiamo una cosa che è comune, no? Cioè un valore, dopodiché mi confronto. Dopodiché lo riportiamo sul sistema di protezione civile e noi vogliamo sapere, al chilometro 33 del raccordo anulare di Roma, a quell'ora quanto piove, in che misura e perché. E se questa percentuale viene, come dire, accettata o non accettata, io sono un amante dei mezzi pubblici, perché quando posso, non sempre ho questo privilegio, mi piace prendere il treno e l'autobus, perché mi piace parlare con le persone e ascoltare, si riduce un, a Roma è così, a sto giro ci hanno preso, oppure a non ci hanno preso. Allora, questo per dire cosa? Che il rapporto con la comunità scientifica è un rapporto complicato, perché la scienza non ha una linea uniforme, non è un condizionamento della parte scientifica affinché tu mi dia la risposta che io poi posso utilizzare in termini operativo per il mio cittadino. Ecco, qua torniamo al complottismo. Qua il rapporto sano con la scienza, che fu pensato da Zamberletti, immaginato e realizzato da Zamberletti, sta nel dire che supporto la comunità scientifica nella sua diversa interpretazione, filiere, pensieri, il deterministico, il probabilistico, in che modo la comunità scientifica consente a noi di avere quelle informazioni che possiamo mettere a disposizione al cittadino per la sua tutela. Ma a disposizione in quella filiera, e chiude il cerchio, di cui dicevamo prima, fino a che punto io do l'informazione al cittadino e poi ti dico te l'ho data, oppure fino a che punto quel cittadino io devo dire no, siccome là c'è quel rischio, tu quella cosa non la puoi fare. Non è semplice. Noi oggi stiamo dibattendo su un rischio particolare, noto in tutta Italia, i Campi Flegrei, no? Per la prima volta negli anni 2000 stiamo monitorando un'area vulcanica ad alto rischio, dove abbiamo costruito in maniera tale che nell'area cosiddetta rossa, cioè quella da evacuare prima, ci sono 500.000 persone e nell'area cosiddetta gialla ce ne sono altre 800.000, no? Allora, come il sistema di protezione civile nell'ambito di una comunità scientifica dialoga col cittadino? Noi non potremmo fare a meno della comunità scientifica, non possiamo fare a meno, e anzi noi lo incentiviamo, il dibattito scientifico. Noi siamo per il dibattito, non siamo per l'unilateralità, ma
abbiamo poi la necessità di prendere delle decisioni e quindi quel dibattito deve portare poi, lo dico, ad una procedura operativa e quindi ad una comunicazione al cittadino. Quindi questo per dire cosa? Che il rapporto con la scienza per noi è fondamentale nelle piccole decisioni come nelle grandi. È fondamentale il dibattito scientifico, perché il dibattito è arricchimento, ma è fondamentale anche il fatto di essere ben consci che la scienza non è la verità assoluta, ha un margine di incertezza, e quel margine di incertezza non è costante, è un margine di incertezza variabile, variabile dal tipo di fenomeno, dal contesto, dal momento, da tutta una serie di altre situazioni. E quindi noi questa cosa la dobbiamo dire in maniera chiara, trasparente, cercando appunto di abbattere qualche volta quel muro del complottismo che, ripeto, alcune volte è sempre stato ed è così, viene presentato. Altre volte, e questa è la parte che ci rammarica di più, è anche alimentato da quel qualche caso specifico che chiaramente ti porta a dire, beh, ma allora è chiaro il vaccino perché lo dovevano vendere, è chiara quella cosa perché dovevano fare quest'altra cosa. Quindi è il classico esempio in cui l'evento negativo, che se c'è è bene che venga fuori, un po' distrugge quello che tu hai costruito con pazienza, con caparbietà, con tenacia, e consentitemelo di dirlo anche rispetto a tante persone che si assumono quotidianamente le responsabilità delle comunità, anche con la responsabilità che ognuno di noi si assume nell'ambito delle funzioni che svolge. Tu prima, no, rimane a te il microfono, prima citavi Zamberletti, no? Sì. Zamberletti è stato, diciamo, lo possiamo definire il padre della protezione civile, perché aveva avuto da visionario una visione di insieme di quello che poteva essere, avrebbe potuto essere nel futuro la protezione civile, che poi è stata istituita molti anni dopo. Ecco, ci racconta com'è nata l'idea della protezione civile con Zamberletti? Allora, intanto la protezione civile è nata dagli errori che noi abbiamo fatto nel passato, no? Quindi ogni volta che si fa un errore, no? Quella famosa catena di miglioramento, abbiamo fatto nel passato degli errori, poi però c'è bisogno sicuramente di menti, c'è bisogno di ispirazione. Io per questo, come dire, sono molto aperto ai temi scientifici, ai temi della letteratura, alla libertà del pensiero, perché ci vuole visione, cioè la scienza, l'organizzazione senza una visione che è intuito, che è solo in quota parte ragionamento, fa la differenza. Ecco, Zamberletti era il concentrato di una profondissima conoscenza del paese, perché Zamberletti noi lo ricordiamo come il padre della protezione civile, ma Zamberletti è stato un uomo di profonda conoscenza del paese. Lui è stato un uomo che per 25 anni, 30 anni è stato in Parlamento, è stato un uomo che si è occupato di servizi, è stato un uomo che si è occupato di riforma della polizia, è stato un uomo che si è occupato di difesa, è stato un uomo che si è occupato di territorio. Quindi era un uomo che conosceva profondamente il paese e la gente del paese, era un uomo politico, era un uomo profondamente politico. Quindi la sua visione non è frutto, come dire, di un intuito scollegato dal paese, ma aveva capito che nel nostro paese non c'era la possibilità di costruire o istituire un corpo nuovo, una struttura nuova, perché saremmo entrati nella risonanza, come dire, delle competenze, no? Avremmo avuto, come dire. Allora immagina l'idea di un coordinamento, quindi di un'ottimizzazione delle risorse in campo, e immagina che questo coordinamento da uomo politico non potesse che essere svolto in ambito nazionale dal vertice politico, quindi da quello che è la presidenza del Consiglio dei Ministri. Così nasce l'idea del sistema di protezione civile, fatto dalle componenti, dalle strutture operative, dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, dal volontariato di protezione civile, dalla comunità scientifica, dal mondo del territorio, da quelle che poi sono diventate sempre più importanti le regioni, i comuni, le città metropolitane. Quindi lui capisce che c'è questo meccanismo e capisce che deve costruire questo percorso partendo dalla conoscenza del territorio. Dopodiché, ovviamente, ognuna di queste strutture ha avuto un suo sviluppo, un suo percorso di crescita, e il sistema si è rafforzato, perché in effetti nell'ambito dei processi organizzativi il sistema ha avuto un rafforzamento importante. Ecco, io credo che partire dalla conoscenza dei fenomeni,
per poi immaginare strutture organizzative che possono venire incontro, cioè lui non ha forzato il sistema, lui ha accompagnato il sistema. Ecco, questo per noi è un elemento anche di quotidianità. Noi difficilmente forziamo i percorsi, noi li condividiamo perché sappiamo che il nostro paese è in grado di dare grandi risorse nel momento in cui insieme sappiamo che vogliamo raggiungere un obiettivo. Se iniziamo a mettere, come dire, paletti e in qualche modo steccati, facciamo più fatica. Un'ultima considerazione: il rapporto con la politica. Il rapporto con la politica è un rapporto importante. Zamberletti, uomo profondamente politico, ministro della Protezione Civile, ecco, lui aveva compreso comunque che il tema di coordinamento, soprattutto sulla parte emergenziale, aveva necessità di un rapporto con la politica che fosse un rapporto non partitico, ma di policy. Ecco, questo è un altro concetto che poi negli anni si è sviluppato. Cioè, il sistema è un sistema del paese, non è un sistema di una parte. L'emergenza non è di una parte, del governo, dell'opposizione. L'emergenza è un qualche cosa che attiene il paese, e ancor di più la preparazione, la parte di previsione, di prevenzione. Ecco, su alcuni temi poi nel tempo c'è stato un po' di, come dire, di perdita di quella visione trasversale, e credo che oggi si stia provando a rimettere, soprattutto sul tema della previsione, della prevenzione, cioè di quello di, che c'è bisogno per fare prima, e lasciare all'emergenza un po' il tema che è quello del momento. Ecco, credo che questo sia un argomento che interesserà anche i mesi, gli anni che verranno. Grazie, mi dicono che il tempo stia per finire. Un'ultimissima cosa volevo chiedere solo alla Gioia: un libro che consiglieresti a Fabrizio, dato il suo lavoro, il suo impegno, eccetera. Beh, allora, più che consigliare a Fabrizio, da consigliare alla Protezione Civile per divulgarlo fra tutte le persone che, cioè, perché dato okay. Voi non andate, cioè non dovete essere persuasi voi, per me bisogna provare a convincere gli altri. La grande cecità di Amitav Ghosh, che è appunto un libro in cui lui, che parla di un'alluvione, cioè lui viene appunto dal sud-est asiatico, dove appunto da un villaggio che poi è stato distrutto, dall'alluvione, poi è stato ricostruito. La grande cecità parla proprio di quello di cui noi abbiamo parlato prima, cioè del fatto che la gente, pur sapendo, cioè pur avendo l'informazione, fatica a trasformarla in conoscenza. Questo non è ovviamente un libro dedicato alla Protezione Civile, perché voi sapete benissimo, meglio di noi, quali sono appunto i rischi e la sostenibilità, ma che forse appunto nei rapporti che invece avete con la cittadinanza può essere utile. Amitav Ghosh è un grande scrittore, è spesso venuto qui al Salone del Libro, ci ritornerà probabilmente perché ama molto l'Italia, ma lui è veramente una persona illuminata su questi temi. Grazie, grazie Fabrizio, grazie Nicola, grazie a tutti, buona giornata.